ovviamente lui è un rapper cattivissimo e adesso torna a trovarci oggi dopo tanto tempo. Fatecelo vedere. Come molti rapper vanta centinaia di migliaia di visualizzazioni su YouTube. Certo. Sto parlando di M. Silvano. Ciao gente, come state? Tutto ciao, bene? Ciao M. Silvano, dove? Stiamo dando bene. Sei delle Marche. MC, sì, beh, MC lo ricordiamo. Dell'Abruzzo forse. Che stironia, Gocco. No. Senti, Aceiche. Scusa. Tu non conosci nonno mio, se mi conosco nonno non avresti fatto ste battute. Vogliamo ricordare al pubblico che MC, M. Silvano, MC sta per... Magerata, Enzi e Magerata, P. Ascoli Bigeno, AN Angona, e poi su tutto il resto delle province. Cesare Urbino, allora. Vi posso dire una cosa a tutti, anche i miei fan, per bozza piglia un male a tutti quanti. Già cominci, no, così violento, ma perché? Parlaci di te, del tuo tour estivo, cosa hai fatto? Ma zitta, zitta, de bozza piano sbocco de sale. Ma perché zitta, a me, zitta, che c'entro zitta. Io? C'è stato spaccato, sono reduce adesso da un grande successo estivo, col mio GD, il più ascoltato in tutte le sagre. GD. Sta a pigliare per lo culo? No, Silvano. A de bicchio con i giamuscoli congelati, stai attento. Allora, no, il tuo GD? Il più ascoltato è stato in tutte le sagre di Monte Brandone. Scusa, quante sagre ci stanno a Monte Brandone? Beh, quest'anno... Quella dell'Oliva Scolana? No, purtroppo neanche quella è stata cancellata per la crisi, va però bene. A parte questo, per il resto le intenzioni erano buone. Va bene, allora... Però c'è un pezzo molto trasgressivo. Molto trasgressivo, come Club Dogo, eh? Lascia perdi il Club Dogo. De no bozza, Togo, via. No Togo, Dogo. Questi manco sanno l'italiano, fanno bella zio. Casomai bella zia. No, perché non so se l'avete visto, mi zio. Scusate, si sta strozzando Jay con l'acqua, stava bevendo. Forse perché c'ha presente mio zio. Perché? E lui dice bello zio. Mio zio, si chiama Palmiro. Sì. A gli manca un dente, no? Perché praticamente quando era piccolo trovò un sasso dentro i gigi. Sì. Gli bozza piglio male ai gigi. Somiglia a quello sportivo. Come si chiama? Chi? Mio zio somiglia a quello sportivo. Ma chi? Yuri Gigi. Vabbè, Silvano, adesso no, fai battuta. Tu, lasciamo stare. Sai che non capisco, le do una domanda che volevo fare un po', è quando dicono fra, ma chi è sta fra? Francesca? Non lo so. Francesca, lei? Franga, Fragacchio da Velletti, non lo so, capito, ma è un frate, un prete. Non era Fragacchio. Scusa, sei un rapper? Tendo Jake, ecco. Qua ci staccano la spina della diffusione, Jake. Sei un rapper? Ci dovevo mangiare, sono tante famiglie che ci mangia questo programma, se gentilmente te tieni. Ecco, troppi. Grazie. Dovresti... Io sono violento, ma tu esageri, Jake. Dovresti saperlo chi è fra, sei un rapper tu, no? Ma perché oggi chiamo lo frate così, lo prete della parrocchia nostra. Sì. È cattivo, me da certi scappellotti, tante ode. Ma pure il frate? Ma che si matto, quando mangiamo la fiesta lo pomeriggio, no? Dice, magna bene con le mani, sì. Che stai sempre tutto zo. Vedi che mi piglia a calci, si leva i sandali, mi dai i calci. Vabbè, allora Silvano, ci è fai proprio ascoltare... La vita a Monte Brandone è molto dura certe volte. Ci veramente. Fai ascoltare in anteprima il tuo nuovo singolo, questo trasgressivo? Sì, è un brano, diciamo, tutto scritto da me, musica e parole inedite. Va bene, come si chiama? La base l'ha fatta Don Yue. Perché Don Yue? Come Don Yue? Vittorio. Vittorio si chiama Yue di cognome e siccome se l'è mangiato l'ultimo frate che ha visto allora diciamo ne ha assorbito lo spirito, diciamo. Allora, come si chiama questo pezzo che fai trasgressivo? È un pezzo mio originale, si intitola è una cosa dedicata a mio nonno che andava sempre alla casa del popolo e beveva appunto proprio questa cosa qua. Ho capito, vabbè. Il brano si intitola Punte Mess. Punte Mess, vabbè, allora. M. Silvano. M. Silvano con un inedito sul palco live insieme alla Super Max Band Punte Mess. Ciao gente delle Marche, Marche violente sulle mano, yeah. Marche violente. Sto lontano dallo stress, all'osteria io ci vado spesso, io porto a nonno lo Punte Mess e messo su Dorighezzi e US. Quando finisce il Punte Mess nonno corre subito all'UGES, mi dice apri l'UGES, è occupato ma che è successo? Oggi lascio stare la zappa fra, aggiò la sfida a biliardino con lo sacre stanno pio, manca la pallina fra, giocamo allora con l'oliva sacla. Quando sto lo biliardino so cattivo come Don Matteo, oppure un po' come Tonino Carino, ma lui s'arrabbia. Perché se gli segno con un portiere, metalli calci nello sedere, se gli segno con un centrale, lui mi manda all'ospedale. Come faccio? Faccio male, che te pozza, piglia un male, oppure uno sbocco di sale, tutti su.
osteria io ce vado spesso. Gli porto a nonno un lupon de mes e metto Dori che si è West. Quando finisce il lupon de mes, nonno corre subito allo jazz. Mi dici apri il jazz, è occupato, ma che te è successo? Non c'ho paura, Fabri Friba, non te temo, se ti gaglia qua qua qua. Grazie a Silvano, grazie. Grandioso, grazie. Grazie.